Immaginiamo, per pura ipotesi, che gli alieni possano davvero arrivare sulla Terra. C'è da chiedersi quale sarebbe la reazione dell'umanità di fronte a tale evento e che impatto avrebbe sul genere umano questa eventualità, sempre ipotizzata ma mai sperimentata. Io sono pessimista. Credo intanto che la persona che per primo vede un alieno, sarebbe per lui un evento estremamente traumatico. Molto probabilmente non so neanche se lo riconoscerebbe, perché lei sa che gli alieni che noi descriviamo nella fantascienza sono sempre composti con pezzi di animali che noi conosciamo, ma un alieno come potrebbe essere? Nessuno lo può immaginare, quindi forse vederlo potrebbe far impazzire, oppure si potrebbe anche non riconoscere. Potrebbe essere qualcosa di talmente lontano dalla nostra percezione da essere irriconoscibile. Sull'umanità poi sappiamo che culture lontane che si incontrano ben difficilmente si amalgamano. Si pensi solamente agli spagnoli quando sono giunti nel Messico. La civiltà azteca è crollata, è la stessa cosa quando Pizarro è arrivato, diciamo, tra gli Incas, la società incaica è crollata. Forse potrebbe succedere qualcosa di questo tipo, temo. Quindi è più probabile che una civiltà extraterrestre sia più ostile che pacifica? Non è tanto poi di ostilità, è che le culture differenti tendono a essere intolleranti l'uno verso l'altra in generale. Non si capiscono, anche perché non c'è comunicazione, si scambiano segnali contraddittori e quindi questo genera una sorta di incomprensione che poi si muta in aggressione e che culmina in un conflitto. E generalmente una delle due culture finisce per essere assorbita e per sparire. Ostile o pacifico, comunque un alieno sarebbe sempre terrifico. Sì, io credo che un alieno sarebbe terrifico e l'esperienza sarebbe tale da far impazzire le persone che ne vengano in contatto. Ecco. E credo che gli alieni, se è vero che esistono questi UFO che ci sorvegliano, ci amino. Sanno benissimo che entrando in contatto con noi ci porterebbero, diciamo, soltanto del male, non del bene. Forse siamo portati ad immaginare un incontro violento con una civiltà extraterrestre proprio perché nella storia, un po' come avviene nel mondo animale, l'umanità ha quasi sempre mostrato aggressività nei confronti del diverso. E l'alieno in questo caso sarebbe l'assoluto diverso. L'uomo ha sempre avuto bisogno di identificare se stesso in contrapposizione all'altro. Pensiamo a tutte quelle popolazioni come gli esquimesi che si chiamano Inuit, che nella loro lingua significa gli uomini. Cioè, è un fenomeno estremamente diffuso fra molti gruppi umani. Nella nostra società, nel mondo contemporaneo, l'alterità assoluta non esiste più. Noi siamo in una società ormai planetaria che è multiculturale, dove le diversità ovviamente rimangono, per fortuna, ma non sono più viste, percepite come irriducibili. E allora abbiamo forse bisogno di inventare un'altra alterità, quella extraterrestre. L'angoscia creata dall'omologazione della realtà nel mondo contemporaneo avrebbe prodotto il desiderio inconscio e collettivo di incontrare finalmente una entità esterna che sfugga alla globalizzazione della quale siamo ormai schiavi e che al tempo stesso riaffermi, proprio perché alieno, la nostra identità umana. Come lei sa, Jung si è interessato di questo problema ed è arrivato a una conclusione, che noi nel cielo abbiamo sempre visto delle cose, e volendo fare poi un discorso psicologico, si tratta di una proiezione dei nostri contenuti che sono appunto inseriti nell'arco del cielo, e lì possiamo vedere tutto quello che noi vogliamo vedere. Un incontro con gli UFO è un incontro forse con delle tecnologie molto avanzate,
E in genere non è che si pensa questo, ma si pensa soprattutto che lì dove degli uomini hanno raggiunto la possibilità di ottenere dei mezzi così sofisticati, sono anche degli uomini che hanno una società molto avanzata, nella quale forse tutti noi uomini speriamo l'idea della giustizia, questo è importante, l'idea della giustizia è molto portata avanti. Per quale ragione, se io vedo in cielo un aereo e lo riferisco, nessuno si meraviglia, se dico di aver visto un disco volante mi prendono per pazzo? Perché generalmente noi sappiamo che i dischi volanti non esistono. Poi ci possono essere anche delle persone molto per bene che pensino che esistano. E quindi nel momento in cui lei dice che ha visto un disco volante, la gente comincia a dubitare. Però poi se noi vogliamo fare il discorso psicologico, allora è un pochino diverso. Perché lei ha visto nel cielo qualcosa che lei ha proiettato, che ha desiderato. In questo caso non è che siamo dei pazzi, siamo soltanto delle persone che vogliamo cose diverse da quelle che abbiamo ottenuto fino adesso. Nessun naturalista, studiando gli insetti, per esempio, si è mai preoccupato molto nel distruggere un formicaio o di uccidere la regina delle termiti per legittimo interesse scientifico. Possiamo immaginare un medesimo trattamento nei nostri confronti anche da parte di ipotetici alieni? Noi gli insetti li guardiamo, tranne noi entomologi che siamo solitamente creature abbastanza stravaganti, li guardiamo con grande sospetto, mentre invece siamo più comprensivi verso degli animali che sono più vicini a noi, ci proiettiamo nel gatto, ci ritroviamo nel cane, ci riconosciamo nello scimpanzé, ma chi si riconosce in una farfalla? Chi trova se stesso in una termite? Chi, diciamo, può pensare di essere come un'ape? Forse perché loro, se hanno una civiltà superiore, sanno anche che esiste questa xenofobia, questa xenodestrudo, è una parola che ho inventato appunto in proposito dell'incontro con gli alieni. Cioè tutte le volte che noi incontriamo qualcosa che non capiamo, che è assolutamente diverso, la prima idea funesta è quella di distruggerla, di rimuoverla, di farla scomparire. E per cui credo che gli alieni sono più saggi di noi nel non farsi vedere, non vogliono incontrarsi con noi. Magari ci sorvegliano dall'alto, chissà. Ma c'è vita su Marte? No, un po' il sabato sera.